Bene, posizione bene. Mano sinistra, pollice fuori. Vado a prendere il suo bacio. Poi la destra, pollice dentro, afferro dalla parte opposta. La mano destra è bene a contatto, il pugno va quasi a toccare il tatami. La sinistra non importa, ma questa la portate più sotto. Dopodiché il braccio sinistro tira in direzione del braccio. Ricordatevi di non aprire le braccia a questo modo, eh? Tira in direzione del braccio, in direzione del vostro fianco. Qui. La destra invece sopra di lui va a tagliare, utilizzando sempre il vostro polso. Prima portate il peso su di lui, poi utilizzate anche il polso. Ok? Mano sinistra, mano destra. Se le portate tutte e due molto vicine, finite che con il vostro primo braccio andate a intralciare Kata Jijime, perché andate a spingere sulla vostra mano. Perciò la prima presa deve tenere il bavero ma lasciare libero il collo. Poi afferrate e qui su col peso strangolate. Ok? Mano destra, mano sinistra, mano destra, peso nel corpo e strangolate. Ricordatevi questo passaggio, però non andate a prendere direttamente, perché se andate a prendere direttamente, questo anche nel pandori, non so adesso, quando fate gli shive basa, non ci sarà mai un contatto buono. Questa mano prima deve tendere bene il bavero, poi andate a prendere. Adesso passate e stringo. Forza, Kata Jijime.